La Società Unica di Trasporti Abruzzese e la Polizia di Stato, insieme per il progetto di collaborazione volto alla prevenzione di crimini informatici per tutelare l'infrastruttura informatica di Tua attraverso percorsi di formazione. Insieme per la cybersicurezza è il titolo del progetto avviato questa mattina con la firma di un apposito protocollo d'intesa, come spiegato da Gabriele De Angelis, presidente di Tua. Siamo felici ed onorati di aver avuto questa proposta, ricevuto questa proposta da parte della Polizia di Stato e del Questore Carlo Solimene di Pescara, perché attraverso questo accordo noi possiamo garantire maggior sicurezza alla nostra infrastruttura informatica, quindi parliamo di cyber security, di phishing, quindi tutte quelle formule che adotteremo all'interno dell'azienda, guidati e formati dalla Polizia di Stato per aumentare la sicurezza delle nostre infrastrutture tecnologiche. Questa è una cosa che a noi interessa molto anche nell'ottica della prospettiva verso la quale andiamo incontro, del potenziamento della nostra piattaforma digitale a livello regionale e anche nazionale, con la creazione di quello che sarà l'operazione MAS, quindi l'interconnessione delle nostre infrastrutture informatiche con quelle di altre regioni. Faremo anche da vettore divulgativo dei concetti da seguire per gli utenti per raggiungere maggior sicurezza inerente a questo tema, sempre dietro i consigli e la formazione della Polizia di Stato. Diversi gli accordi previsti, come annunciato da Pasquale Sorgonà, vicario del Questore di Pescara. Il nostro centro, il CNAIPIC, il Centro Nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia Postale, ha proprio la mission di creare dei protocolli d'intesa per la protezione della sicurezza cibernetica e per un interscambio di collaborazione e di iniziative con tutte le aziende che sono nel settore o che comunque si avvalgono di strumenti informatici. Elisabetta Narciso, primo dirigente della Polizia delle Telecomunicazioni d'Abruzzo, ha spiegato in cosa si concretizza il progetto. L'attività di prevenzione è la prima mission della Polizia di Stato, in generale della Polizia Postale, tanto che è stata rafforzata la Polizia Postale e sono state create nuove sezioni di sicurezza cibernetica all'interno del territorio nazionale in sedi distrettuali. All'interno dei nostri uffici è stato creato poi il nucleo per la protezione delle infrastrutture critiche, il NOSC, e farà questa attività di scambio di informazioni con le infrastrutture critiche per evitare che vengano interrotte le loro attività.